In riferimento ai recenti avvenimenti che riguardano la morte di questa giovane nanna, curata con trattamenti alternativi alle terapie convenzionali, non possiamo esimerci da esprimere un giudizio critico. E mi preme sottolineare innanzitutto che se c'è una persona non colpevole in questa vicenda è proprio la povera donna che è deceduta. Perché le ragioni di quanto è accaduto sono ragioni complesse che vanno ricercate da un lato nella scarsa professionalità di coloro che propongono questi trattamenti e oserei dire dalla loro totale mancanza di etica professionale, in quanto propongono terapie che non hanno il minimo di evidenza scientifica perché non sono mai state sottoposte a un vero e proprio studio, non sono mai state sottoposte a una validazione scientifica. D'altra parte, hanno buon gioco questi personaggi quando si trovano di fronte a una persona fragile che in quel momento cerca la soluzione dei suoi problemi, avendo magari sentito da un altro professionista, da un oncologo, che la sua malattia è sì curabile, ma forse non guaribile, oppure dopo aver sentito che per fare le migliori cure occorre sottoporsi a una chemioterapia che è gravata da alcuni effetti collaterali. Ma il motivo di tutto questo, oltre che nel comportamento scorretto di coloro che propongono queste terapie, sta anche in una responsabilità che abbiamo noi oncologi, i quali troppo spesso dedicano pochissimo tempo all'ascolto del paziente. C'è uno studio fatto alcuni anni fa che dimostra che fra il momento in cui il paziente si siede di fronte al medico per un consulto e il momento in cui viene interrotto dal medico stesso passano 18 secondi. Questo è un dato che ci fa capire come mai molti dei nostri pazienti rischiano di non avere chiarezza sul problema della loro malattia e rischiano quindi di non avere fiducia in coloro che li hanno così poco ascoltati. Quindi l'ascolto da parte del medico è fondamentale per realizzare quell'empatia fra medico e paziente che poi si traduce in un'alleanza terapeutica. C'è da dire anche che purtroppo la conoscenza del reale portato che la scienza ci ha dato in mano rispetto alla cura dei tumori non è mai una conoscenza sufficientemente divulgata. Noi sappiamo oggi che, mentre negli anni 70, dopo la diagnosi, su 100 pazienti affetti da tumore, solo 40 erano ancora vivi e liberi da malattia a 5 anni, oggi questa percentuale si è spostata sui 70-75%. Questo è un segnale fortissimo dei risultati che le terapie convenzionali hanno portato nel campo dell'oncologia medica. Ma c'è di più. Vi sono oggi farmaci talmente efficaci ed efficienti, qualora siano utilizzati allorché nel tumore vi è un bersaglio preciso verso il quale questi farmaci agiscono, che hanno permesso e stanno permettendo la quasi completa guarigione di pazienti anche in fase metastatica. Questo accade prevalentemente nel tumore della mammella che fino a poco tempo fa era sì curabile a lungo e quindi poteva beneficiare con un aumento di sopravvivenza grazie a queste terapie, ma oggi vi può essere un circa 8-10% di casi che anche in fase metastatica possono essere considerati guariti. Detto questo, come si può uscire da questo tipo di problematiche?
Avemmo molti anni fa l'episodio della vicenda di Bella, sperimentazione che non diede alcun risultato positivo. Non sono qui a proporre una sperimentazione di metodi alternativi come quelli che ci sono stati in questa fase fatti conoscere. Io ritengo che ci debba essere invece una maggiore opera di educazione sanitaria della popolazione che deve aiutare i cittadini da un lato a prevenire la loro malattia grazie ad appropriati comportamenti personali e dall'altro a conoscere meglio quelle che sono le problematiche e i risultati delle terapie convenzionali. La chemioterapia è ancora un presidio utile, le nuove molecole basate su target molecolari hanno ampliato la quantità di tumori guaribili e nuovi farmaci che vanno ad agire sul sistema immunitario stanno portando ancora maggiori risultati. Questo deve essere fatto sapere alle persone, questo deve essere il punto di riferimento sul quale valutare le scelte che ognuno dei nostri pazienti ha il diritto di fare liberamente. Libertà di scegliere la cura, ma anche libertà di rifiutare le cure inadeguate. Questo è quanto, come direttore scientifico di questo istituto, mi sento di poter affermare in questo momento particolarmente difficile e particolarmente gravato da sofferenze e da situazioni tragiche come quelle che abbiamo appena sentito accadere.